Buongiorno e benvenuti a Kermesse, la nostra rubrica di cultura e spettacolo. In questa prima puntata vi parleremo di musica, di cinema, di teatro, ma partiamo da questo luogo, la Rapacis. L'edificio che vedete e che ricopre questo monumento è opera di Richard Meyer, realizzato in travertino, stucco e acciaio. Oggi rappresenta il primo importante intervento urbanistico e architettonico realizzato nel centro di Roma in epoca contemporanea. Ecco, noi oggi vogliamo partire da qui perché sotto ai nostri piedi è stata appena inaugurata una mostra dedicata alla più importante agenzia fotogiornalistica al mondo, la Magnum Photo. E qui si trova Francesco Teodori, che ha intervistato la curatrice Alessandra Mauro. Sì, Lidia, siamo qui alla mostra fotografica dell'agenzia Magnum e siamo con Alessandra Mauro, la direttrice editoriale dell'agenzia Contrasto, nonché organizzatrice della mostra, a cui vorremmo rivolgere innanzitutto una domanda. Come nasce questa mostra e che cos'è l'agenzia Magnum e in un certo senso che cosa ha rappresentato per la fotografia? Magnum è nata nel 1947. E quindi questa mostra in qualche modo ne festeggia i 70 anni, 70 più 1 potremmo dire, perché è nata nel maggio del 47 e quindi questa mostra è stata inaugurata nel maggio del 2017 a New York, nello stesso posto dove è nata. E questa di Roma è la prima tappa europea, nonché l'unica italiana. È nata nel 1947 con un'idea ben precisa, e cioè di realizzare per la prima volta un'agenzia a base cooperativa, in cui i fotografi stessi fossero i proprietari dell'agenzia e in qualche modo quindi anche i responsabili sempre e comunque delle proprie immagini e dei propri negativi. Ora, forse sembra fin troppo facile pensare a una soluzione di questo genere, ci sembra quasi ovvio che un fotografo rimanga proprietario e responsabile delle sue immagini, però in realtà all'epoca non era così e il fotografo era uno stipendiato, quando andava bene, di un'agenzia, realizzava gli scatti che venivano ordinati, li consegnava e poi non ne sapeva più nulla, quindi c'era per così dire una deresponsabilizzazione rispetto al proprio lavoro. Ecco, l'idea di Robert Capa, che è stato poi il principale artefice della Magnum, era invece proprio di utilizzare un rapporto più diretto, anche diciamo sull'esempio di quello che poteva nascere in quegli anni nell'Europa, nel mondo, anche una consapevolezza, un commitment diverso degli autori, siano essi scrittori, pittori, artisti, intellettuali, rispetto al proprio lavoro. E su questa base nasce la Magnum. Penso che il senso di questa mostra sia certamente quello di celebrare, di ricordare che cosa è stato appunto l'importanza, però soprattutto per come è strutturata, è molto evidente il rapporto sempre presente tra fotografia e contesto sociale, tra testo e contesto in qualche modo potremmo dire. Quindi fin dai primi reportage di Cartier-Bresson, di Bischoff, dei primi che cominciano, che in qualche modo inaugurano le sale della mostra, fino agli ultimissimi, foto realizzate proprio pochi mesi fa, è sempre molto chiaro, molto evidente qual è il rapporto tra le immagini, perché sono state create, all'interno di quale reportage, su quale impulso, in quale ambito e poi invece appunto il contesto sociale. Quindi se per le prime fotografie ad esempio è molto importante anche mostrare le pagine dei giornali per cui queste foto sono state realizzate, nel modo in cui sono state pubblicate, poi dopo troviamo i libri, troviamo anche come idea delle mostre, i progetti per cui queste immagini sono state create. Molto bene, allora con Alessandra Mauro ci sposteremo ora in un'altra ala di questa mostra per parlare in maniera più approfondita di alcune foto caratteristiche dell'agenzia Magnum. Eccoci, siamo di nuovo qui in un'altra ala della mostra dedicata all'agenzia fotografica Magnum, siamo ancora con Alessandra Mauro, curatrice della mostra. Ecco, qui ci troviamo all'inizio del percorso fotografico e vediamo questo che in gergo tecnico si chiama cloud, giusto? Cioè un insieme di fotografie, di scatti abbastanza iconici. Il periodo storico è quello iniziale della nascita dell'agenzia Magnum, dal 1947, anno in cui peraltro è stata emanata
stata la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. La cloud, e quindi la nuvola, apre ognuna delle tre parti della mostra. La mostra è divisa in tre parti, ognuna ha un inizio così, fatto di tante foto sparse e di rapporti con le parole chiave dell'epoca, prima poi di entrare nei diversi reportage del periodo. E le parole chiave dell'epoca, giustamente, sono le parole della Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo, perché in realtà era proprio questo il periodo, nel 47, usciti dal disastro, anche oltre che fisico, anche proprio morale, della Seconda Guerra Mondiale, le divisioni, le bombe atomiche, c'era veramente la necessità di ricostruire un'unità, un'unità umana, di andare a cercare l'uomo al di là delle possibili divisioni. E quindi appunto la nascita delle Nazioni Unite, ad esempio la Dichiarazione dell'Uomo, e anche uno sguardo da parte degli artisti, ma anche in questo caso dei fotografi, uno sguardo alla realtà diversa, diversa dal solito, andando proprio a ricercare, ecco, quelle caratteristiche che sono poi parte dell'uomo, della sua storia, della sua vita, e che sono anche rintracciabili ad ogni possibile latitudine e longitudine. Quindi avremmo senza dubbio capito l'importanza fondamentale dell'Agenzia Magnum per tutta la storia della fotografia e del fotogiornalismo. Ringraziamo Alessandra Mauro, grazie, direttrice editoriale di Contrasto e curatrice di questa mostra, e ti raggiungo immediatamente, Lidia, per il prossimo servizio. E se il progetto di Maier rappresenta un importante tentativo di recupero artistico realizzato all'interno del centro storico della capitale, ecco, oggi un altro importante spazio culturale a Via dei Due Macelli, a pochi chilometri da qui, rischia di essere chiuso e sostituito con un centro commerciale di lusso. Stiamo parlando del Salone Margherita, un vero e proprio gioiello Liberty, il teatro di Marinetti e Pingitori. Ecco, Riccardo Antoniucci ne ha parlato con Nevio Schiavone, il direttore del Salone. È stato il teatro di Petrolini e Marinetti e più tardi del Bagaglino. Costruito nel 1828 in Via dei Due Macelli, a due passi da Piazza di Spagna, il Salone Margherita è uno dei pochi edifici in stile Liberty della città. Il suo primo nome era Teatro delle Varietà e nelle intenzioni dei fratelli Marino che lo avevano costruito doveva diventare il principale caffè chanton della capitale. L'operazione risultò così riuscita che nel 1908 la struttura venne perfino ampliata, assumendo la conformazione che vediamo ancora oggi, fatta salva qualche ristrutturazione successiva. Per tutta la prima metà del secolo, fino al secondo dopoguerra, il Salone rimase uno dei punti cardine indiscussi della comicità romana, fino all'avvento del cinema e della televisione, che modificarono radicalmente i costumi culturali degli italiani e ne decretarono la crisi. Ma il Salone Margherita è riemerso dalle sue ceneri a partire dal 1972, quando la compagnia di varietà del Bagaglino lo trasformò nella sua casa. Anni di successi e fasti, fino alla nuova crisi nel 2010, quando anche il Bagaglino perde il suo appeal e Mediaset decide di interrompere le trasmissioni. Ma la storia del Salone non finisce qui. Protagonista del suo nuovo rilancio è Nevio Schiavone, impresario teatrale tra i più affermati in Italia, che rileva l'antichissima società teatrale Marino & Co. e inventa un rilancio del Salone Margherita, scommettendo su spettacoli rivolti ai turisti che vanno dal teatro di comicità al burlesque e alla lirica. In questa nuova configurazione il Salone Margherita funziona e guadagna terreno sulla scena dell'entertainment. Ma oggi la sua vita è a rischio un'altra volta. L'immobile, infatti, è di proprietà di Banca d'Italia, che da qualche anno ha deciso di metterlo in vendita. Anni fa ci hanno comunicato l'intenzione di non rinnovare il contratto e di, alla scadenza, di procedere con la vendita. Certamente vendere il Salone Margherita è nelle piene facoltà di Banca Italia. L'istituto spiega in un comunicato stampa sul suo sito che l'operazione rientra in un ampio programma di dismissioni di immobili non suscettibili di utilizzo a fini istituzionali che la banca ha avviato da tempo. Le norme dettate dalla Banca Centrale Europea, infatti, vietano alle banche nazionali di detenere proprietà non direttamente collegate all'attività bancaria. Gli attuali gestori hanno avanzato diverse proposte di acquisizione del Salone, che però Banca Italia ha finora rifiutato. Stando alle cifre non ufficiali circolate, infatti, ma soprattutto al rifiuto comprovato delle proposte dei gestori, sembra che l'intenzione sia di vendere a un prezzo molto più alto di quello ricavabile a partire dal solo canone di affitto attuale. Ci chiediamo per quale motivo il Salone Margherita, che è un'attività culturale, che rappresenta un immobile storico anche di pregio per quanto riguarda l'architettura Liberty, debba essere alienato in
fretta e furia. L'impressione è che se la questione viene affrontata esclusivamente sul piano economico, il destino del Salone sembri segnato. Un periodo di abbandono lungo diversi anni, funzionale al cambio di destinazione d'uso, e poi la ristrutturazione per accogliere una qualche boutique o un albergo. È il destino toccato al Cinema Etoile di Piazza San Lorenzo in Lucina, a pochi passi da lì, oggi trasformato in una boutique di Louis Vuitton, ma è un copione applicato anche per tanti altri edifici storici di Roma. È chiaro che non c'è una volontà di Banca d'Italia di interrompere le attività, c'è solo una volontà di vendere il bene, però è chiaro che operando solamente sulla leva del prezzo si finisca poi a far gola a chi poi può pensare a tutti questi procedimenti di chiusura, oblio, eccetera, che poi portano alla realizzazione di un bene commerciale. Al di là della permanenza o meno della gestione attuale del Salone, quindi, la vicenda pone un tema più fondamentale e allo stesso tempo più semplice, ovvero se sia utile per la città assistere all'ennesima trasformazione di un luogo di cultura in un tempio del commercio. Sapete, a volte il cinema riesce a conciliare su di sé arte e temi sociali. È il caso di due grandi artisti italiani, il regista Gabriele Muccino e il cantautore Luca Barbarossa, che nelle loro ultime fatiche artistiche, l'uno attraverso un film e l'altro con una canzone, hanno raccontato la difficoltà dei legami familiari. Andiamo a conoscerli nel servizio di Bianca Sestini e Michela Rubortone. Una coppia sposata da 50 anni, i suoi figli, parentado vario ed eventuale, formano la famiglia allargata di A casa tutti bene, il nuovo film di Gabriele Muccino in cui l'attenzione del regista è tutta puntata sull'universo familiare. La famiglia è un luogo molto complesso perché è da lì che veniamo, ma è anche il luogo di formazione del nostro subconscio, quindi delle nostre personalità e della nostra logica di movimento nella società degli uomini. Crescendo ci distanziamo dalla famiglia o comunque da quello che è quello spirito collettivo e quindi riunirsi con la famiglia in varie celebrazioni come quella raccontata nel film non è facile, costretti a convivere, quindi a condividere un soggiorno troppo lungo, le maschere appunto cadono e le facciate si sgretolano e quindi si è costretti a fare i conti veramente con noi stessi e con gli altri, il confronto che è fondamentale nella vita, ma spesso possiamo cercare di fuggirne. Un ex talento in fuga, quello di Muccino, che con A casa tutti bene interrompe una lunga stagione lavorativa trascorsa prevalentemente negli Stati Uniti. Quasi una decina d'anni spesi a girare pellicole come La ricerca della felicità e Sette anime oltreoceano, fino alla svolta improvvisa con il ritorno al cinema italiano. Raccontare un film con la mia voce, il modo migliore e più autentico era quello di tornare a fare film in Italia e scriverli io e raccontarli a modo mio. Un ritorno molto apprezzato dal pubblico visto il volume di incassi che mantiene il film nella zona alta della classifica del box office italiano. Mi sembra che questo film stia smuovendo moltissimo il pubblico ed è un dato importantissimo e per nulla scontato. Guardaci adesso, t'aspettavi di più. Quando rientriamo a casa in famiglia si parla un po', ci si rilassa, si è più se stessi. Voglio dire, i posti più affascinanti del mondo sono posti pieni di contraddizioni. Mia moglie è franco-catalana, ha cercato di far pure indipendenza a casa. E in lacrime riconquistate. Se Gabriele Muccino non avesse avuto a disposizione per il trailer di A casa tutti bene, Bella senza anima, il capolavoro di Cocciante, avrebbe potuto pensare a Passa Mersale, il brano svelto ma intenso che Luca Barbarossa ha presentato a Sanremo 2018. Barbarossa racconta il romanesco i rapporti datati ma non logori, accidentati ma non sconnessi. Il riferimento autobiografico è chiaro. Il cantante è sposato da 20 anni con Ingrid, dalla quale ha avuto 3 figli. La famiglia, per Barbarossa come per Muccino, è il luogo d'eccellenza di unione e contraddizioni. In un consueto Passa Mersale si sostanzia tutta l'intimità di un invito distratto e non propriamente galante, che può essere rivolto solo a chi si ama e si odia da una vita. Se mi chiedi l'amore che è, io non so le parole, ma so che nel cuore non so altro che te. Tra le tante mostre presenti nella capitale, una in particolare colpisce per carattere e profondità. Si tratta della mostra dedicata ai 50 anni dei Pink Floyd, organizzata al Museo d'Arte Contemporanea di Roma. 50 anni di musica raccontati attraverso storiche scenografie, filmati e musica. Fabrizio Grasso l'ha visitata per noi. There is
la storia dei Pink Floyd sbarca a Roma. Their Mortal Remains, in mostra al Museo d'Arte Contemporanea di Roma fino al 1 luglio, espone al pubblico più di 350 oggetti e cimeli appartenenti al gruppo che ha reinventato il rock tra gli anni 70 e 80, oltre a mettere in scena alcuni dei simboli cardine della loro cinquantennale carriera. Tra gli altri, l'inquietante maestro del celebre video di Another Brick in the Wall, accanto alla ricostruzione del muro che accompagnava le performance live della band. Il visitatore viene guidato da un album all'altro, dalle origini fino all'ultimo live, in un percorso che coinvolge non solo l'udito, ma anche la vista, la mente e il cuore dei numerosissimi fan italiani. Le voci di Roger Waters e David Gilmour accompagnano la visita e forniscono dettagli sui principali retroscena degli album più rappresentativi, da The Dark Side of the Moon a The Division Bell, per arrivare a The Endless River, l'ultimo lavoro della band pubblicato nel 2014. Una sezione a parte è dedicata al celebre live di Pompei del 1972, in cui i quattro inglesi si esibirono all'interno dell'anfiteatro storico della città archeologica italiana. Un concerto anti-Woodstock per contrastare il famoso concerto americano che riunì una folla infinita di fan nell'agosto del 1969. Un live riproposto ai fan da David Gilmour nel luglio del 2017. Lo spettatore si muove tra i testi originali nati dalla penna dei due frontman, le chitarre e i sintetizzatori che hanno portato i Pink Floyd non solo ai primi posti delle classifiche mondiali, ma che hanno garantito loro anche un posto di diritto nell'Olimpo della musica. Grandi emozioni nel leggere i testi autografi di Wish You Were Here and Another Brick in the Wall. Singolare inoltre la possibilità di interagire materialmente con i brani più famosi tramite l'utilizzo di un mixer audio che permette al visitatore di mettersi nei panni del producer della band, creandone una personale versione. Il macro si presta perfettamente ad ospitare una mostra di questo calibro, partita dal Victoria and Albert Museum di Londra, con un'illuminazione che spesso ricorda le ambientazioni psichedeliche tipiche della discografia Pink Floydiana e un sistema di audioguide coinvolgente e non invasivo. Gli spazi del museo, suddivisi cronologicamente in base alle tappe principali della carriera della band, accompagnano i visitatori in un crescendo di emozioni che culminano con la performance zone, in cui è possibile rivivere l'ultimo concerto dei quattro membri della band a Live Aid del 2005. Tutto quello che abbiamo fatto mi interessa fino a un certo punto. Sono più interessato a voi che alle cose che ho fatto 40 o 50 anni fa. Così a sorpresa Waters all'inaugurazione della mostra. Tuttavia, le ragioni per non perdersela sono tante. Their Mortal Remains è il posto giusto per avere uno sguardo più approfondito sul folle mondo di una delle band che ha fatto la storia della musica ed esplorare il lato oscuro della luna. I membri della band potranno anche avere poco interesse per questo tipo di eventi, ma chiunque ami la musica non può lasciarselo scappare. We don't need no education. We don't need no thought control. E per concludere la nostra puntata parliamo di libri. L'ultima scottante uscita è il libro Fire and Fury di Michael Wolff, giornalista statunitense, sta sconvolgendo il dibattito politico americano rivelando i segreti dell'amministrazione Trump. Luca Zanini è andato per noi all'Hotel de Russie per incontrare l'autore del libro. È stato definito il libro che ha fatto infuriare la Casa Bianca. Fuoco e furia del giornalista americano Michael Wolff ha causato un vero e proprio terremoto politico. L'autore ha presentato il suo lavoro da insider, o da mosca sul muro come lui ama definirsi, all'interno della splendida cornice dell'Hotel de Russie, nel pieno centro di Roma. Una delle cose che mi ha colpito di più di questa amministrazione è che nessuno era preparato ad entrare nella Casa Bianca. Nessuno davvero sapeva quale fosse il suo ruolo nella Casa Bianca e questo mi ha dato l'opportunità di avervi accesso proprio perché nessuno sapeva cosa avrei fatto io. Il libro, pubblicato da Rizzoli in Italia, oltre a fornire uno sguardo privilegiato sul mondo delle relazioni che intercorrono tra i nuovi inquilini della residenza di Washington, mette in luce l'inadeguatezza del presidente Trump e dei suoi collaboratori a guidare gli Stati Uniti. Trump viene spesso dipinto come un bambino e gli uomini che lo circondano talmente stupidi da non essere capaci di ordire complotti con i russi. Il riferimento è chiaramente allo scandalo del Russiagate che ha coinvolto lo staff di The Donald, senza mai arrivare a dimostrare la collusione del presidente. La conversazione ruotava sempre solo sulla sua celebrità. Mi chiedeva spesso, credi che io sia la persona più famosa al mondo? A un certo punto, durante la discussione, c'era anche il genero Jared Kushner, gli schiocca improvvisamente le dita e gli chiede, Jared, secondo te sono la persona più famosa al mondo? E Jared gli risponde, sì, credo tu sia la persona più famosa del mondo. I think you're the most famous person.
A chi gli domanda come abbia ottenuto queste informazioni così riservate, Michael Wolff risponde: la prima spia della Casa Bianca è Trump stesso. Ho parlato con lui al telefono, ma anche di persona. Non ha assolutamente alcun tipo di autocontrollo. Non è un caso se il presidente statunitense abbia tentato di bloccare la pubblicazione del libro, che ha ormai però superato il milione di copie vendute ed è stato diffuso in oltre 35 paesi. Quella che era un'insospettabile mosca sul muro è diventato un elefante in una cristalleria, per usare un detto tanto caro agli americani. Quello di Wolf è un libro da leggere con attenzione se si vuole osservare, come attraverso una telecamera nascosta, quello che accade all'interno delle pieghe del potere e svelarne le contraddizioni. E questo era il nostro ultimo servizio, noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima edizione di Kermesse. Un saluto da Francesco Teodori e Lidia Sirna.